Abbiamo sul palco Nicolò Terminio, psicologo, psicoterapeuta di formazione lacaniana, dottore di ricerca in ricerca e metodologia avanzata in psicoterapia, responsabile del centro Jonas di Ivrea. Il titolo della relazione è Soggetti al potere. Io focalizzerò il mio intervento mettendo sul campo le figure psicopatologiche, dove noi possiamo osservare il rapporto tra il soggetto e il male. Prima parlerò del vissuto del paziente paranoico, sempre alle prese con le cattive intenzioni dell'altro. Poi parlerò del cosiddetto disturbo antisociale e mostrerò come il movimento predatorio esercitato sull'altro può mostrare delle differenti tonalità cliniche. Infine, mi dedicherò al vissuto dei pazienti neurotici per arrivare al punto in cui il male non può più essere proiettato nel luogo dell'altro, non può più essere addebitato all'altro, perché il male circoscrive la verità sintomatica che abita nel soggetto. L'obiettivo di questo excursus sarà quello di tratteggiare in breve alcuni presupposti di base per costruire la relazione terapeutica. Partiamo dal vissuto del paziente paranoico. Il paziente paranoico si sente oggetto della volontà maligna dell'altro. Nella vita del paziente paranoico tutto fa segno della malevolenza dell'altro. La diffidenza e la sospettosità, di cui troviamo ampie tracce sia nelle descrizioni cliniche che nei vari manuali di psicopatologia, mostrano questo presupposto di base. Io sono nelle mani dell'altro. Il soggetto, in questo caso, è completamente assoggettato a un volere dell'altro. E nella storia evolutiva dei pazienti psicotici possiamo rintracciare l'assenza o il ripudio di una funzione terza modulatrice, quella funzione che avrebbe consentito a questo rapporto tra soggetto e altro di essere garantito, di essere modulato, di essere mitigato. In qualche modo nella storia dei pazienti paranoici possiamo ritrovare l'assenza di qualcuno, di qualcosa che potesse disciplinare, mettere in ordine, limitare il potere che il desiderio dell'altro poteva essere, poteva entrare, poteva aggredire, colpire, rendere proprio oggetto. Dobbiamo immaginare che nella cura di questi pazienti è imprescindibile immaginare che senza un terzo qualsiasi tipo di mitigazione del delirio paranoide non potrà avvenire. In più, dobbiamo fare molta attenzione perché questa assenza di un altro che è in grado di disciplinare il desiderio dell'altro, del nostro paziente paranoide, l'assenza di questo terzo produce anche un altro effetto. Il paranoico non è in grado di interpretare le intenzioni dell'altro. Al paranoico manca il codice per decodificare ciò che l'altro vuole da lui. Quindi per il paranoico il male è la sovrapposizione di questa doppia condizione, essere l'oggetto dell'altro ed essere l'oggetto dell'altro senza capirne le intenzioni. Il delirio paranoide è la supplenza a questa assenza di senso che si ha nei confronti del proprio altro. Da questo punto di vista, questa assenza del terzo ci fa capire che lo psicotico non abita una dialettica intersoggettiva. Lo psicotico è nelle mani dell'altro. Lo psicotico non abita quindi la relazione, ma ne è posseduto. In alcune ricerche di una quindicina d'anni fa andava di moda studiare la teoria della mente nei pazienti psicotici. Ci sono diversi lavori dove si vede come questi pazienti non comprendano le battute di spirito, le metafore. In realtà si possono trovare ampie porzioni di questo deficit già nelle splendide analisi fenomenologiche degli psicopatologi tedeschi. Basta ricordare il caso di Anna Rao, quella paziente di Blankenburg, che fa scoprire il nucleo basale della psicosi. Come che sia, gli altri mi disarcionano sempre. Loro vivono un'evidenza naturale che per me è irraggiungibile. Così diceva la paziente Anna Rao.
mostrando come il disturbo fondamentale della psicosi consista nell'essere esclusi da un senso condiviso, da un common sense. È lì che si innesta appunto il delirio paranoide. La paziente di Blankenburg era particolare nella sua fenomenologia clinica perché non aveva neanche il delirio a poterla sollevare da questo confronto con questa realtà disumana di una vita senza senso, e trovò soltanto nel suicidio un modo per alleviare questo tipo di male. Dicevo prima che nel paranoico tutto fa segno della malevolenza dell'altro, e soprattutto quando il paranoico scopre qualcosa nel comportamento dell'altro che rimanda alla dimensione del godimento, che è in qualche modo equivoco, enigmatico, allora lì subito si aggancia e inizia la proliferazione delirante. Provate a immaginare un paziente che si trova in comunità, passa dalla cucina, vede Jessica, l'operatrice, che parla con il paziente Matteo. Si sente chiacchierare e sorridere. Va da un altro operatore e dice: loro due stanno facendo una tresca. C'è qualcosa tra quello sporcaccione di Matteo e Jessica. E lo stanno facendo a mie spese, perché loro lì, mentre ridevano, stavano ridendo proprio di me. Ecco, possiamo immaginare che di fronte a fenomeni simili, questi pazienti vediamo manifestarsi appena arriva un nuovo utente in comunità, si riattivano queste dinamiche, è importante dare in qualche modo una cornice, dare un terzo. Questi pazienti si lasciano sconvolgere dall'enigma dell'altro, ma se proviamo per caso nella relazione, nel dialogo con loro, a dirgli che sono loro a lasciarsi sconvolgere, allora diventiamo noi stessi dei persecutori. Perché il paranoico ha una credenza di base, un postulato di base, che è un postulato di innocenza. Il paranoico dice che il male è nel luogo dell'altro, lui è innocente. Da questo punto di vista, come fa notare Luigi Zoia in un bel saggio dedicato alla paranoia, la paranoia ha una valenza etica, morale. Perché se il male è sempre altrove, allora c'è qualcosa che poi può degenerare, come abbiamo visto nelle relazioni precedenti. E ci sarebbe da discutere molto su il perché in alcuni momenti storici il vissuto, la cultura di un popolo prendono, abbracciano questo postulato di innocenza. Solo che adesso io vorrei ritornare alla questione soggettiva e mostrare come sia necessario e sia possibile introdurre il terzo nella relazione tra il paranoico e il suo altro. A me viene in mente a questo proposito un'esperienza che ho fatto durante uno stage in una comunità per pazienti psicotici a Bruxelles. Eravamo lì in cucina. Cina nelle comunità sembra essere un luogo dove si addensano maggiormente le possibilità di un cattivo incontro. Eravamo lì e c'erano dei pazienti con un operatore, io ero uno stagista straniero lì, che stavano tagliando, sbucciando degli ortaggi, delle verdure. A un certo punto io ero a fianco a una paziente, guardavo quello che loro facevano, io ero fermo lì, immobile, con un fessacchiotto. Questa paziente si rivolge a me col coltello agitandolo e inizia a urlarmi contro. Non ricordo nulla di quello che mi disse. A un certo punto l'operatore le dà ragione, prende un pomodoro e mi dà un pomodoro e mi dice di tagliarlo. Appena io prendo quel pomodoro e inizio a tagliarlo, la paziente si acquieta e abbiamo continuato per tutto il pomeriggio a tagliare pomodori, melanzane e varie altre cose. Credo che questo sia un esempio che può mostrare come la funzione del terzo sia quella di ridurre l'aspetto enigmatico della presenza dello straniero, di rendere meno straniero l'altro del paziente paranoide. E questo è possibile dandogli un posto. In qualche modo possiamo immaginare che il regolamento di una comunità, le varie attività che si possono fare, le attività di vari atelier, sono un modo per dare a ciascuno il suo posto, per dare, potremmo dire, a ciascuno il suo posto e il suo pomodoro, in modo tale che venga mitigata la possibilità che questa malevolenza dell'altro si affacci attraverso dei vari malintesi. Un punto importante che dobbiamo tenere presente è che noi non siamo il terzo tra il soggetto e l'altro. Noi siamo una sorta di segretario istituzionale. Noi dobbiamo far presenti agli operatori, agli stagisti, ai pazienti, che esiste una dimensione terza, sovraindividuale,
senza la quale il legame sociale o comunitario non è possibile e senza la quale in qualche modo i malintesi possono degenerare facendo presente la volontà malevola dell'altro. Ora proviamo a rovesciare questa tensione tra soggetto e altro e pensiamo ai cosiddetti pazienti antisociali, dove non è più il soggetto a essere in balia dell'altro, soggetto che gode nell'esercitare il suo potere in maniera subdola o esplicita sull'altro. In questi casi, quello che noi possiamo osservare è la difficoltà a stabilire un'alleanza terapeutica. Prova a pensare a molti pazienti che arrivano in comunità venendo dal carcere. Questi pazienti arrivano cercando nella comunità uno strumento per raggiungere il maggior numero di vantaggi possibili. Non vedono la comunità come un campo relazionale dove affrontare le proprie questioni soggettive. Anzi, se proviamo a proporglielo, facciamo la figura degli scemi. Questi pazienti, se li sottoponiamo a una SWAP 200, sicuramente escono come dei pazienti antisociali. La manipolazione, il godimento subdolo nel controllare l'altro, il sadismo, sono quegli item così caratteristici che facciamo fatica a modificare, sembrano avere un valore granitico nel comportamento e nella condotta di questi pazienti. Se la diffidenza e la sospettosità del paranoide ha alla base il postulato di innocenza, per questi pazienti cosiddetti antisociali alla base non troviamo lo stesso postulato di innocenza, ma un'altra credenza patogena. Loro pensano che possono fare quello che vogliono. Io posso fare quello che voglio. E questo è il nucleo psichico che alimenta il loro funzionamento soggettivo. E quando abbiamo dei pazienti che si presentano questo tipo di funzionamento, allora subito ci viene voglia di dire: ecco quei pazienti cosiddetti nuovi, che rappresentano le nuove forme psicopatologiche, che non rispettano i limiti, che rompono il legame sociale, che non sottostanno ai limiti della legge, quei pazienti perversi, quei pazienti che vengono trattati e affrontati in questo modo in molta letteratura psicoanalitica. E vedete come il rischio, se si abbraccia questo tipo di lettura, è quello di sovrapporre al nostro giudizio clinico un giudizio morale. E quindi facciamo un ritorno di 200 anni indietro e il nostro piano terapeutico diventa una sorta di trattamento morale. Io credo che abbiamo qualche chance in più per comprendere questi pazienti meglio e scoprire diverse tonalità possibili questo comportamento antisociale. A questo proposito, nel PDM, nel manuale diagnostico psicodinamico, quando si parla del disturbo antisociale, in una nota a piedi pagina ci viene ricordata la differenza tra psicopatia e sociopatia. Ecco, proviamo a immaginare che il paziente sociopatico abbraccia veramente una logica di tipo perverso, dove quel io voglio questa cosa qui e la faccio sempre e comunque, senza preoccuparmi delle responsabilità verso gli altri, senza avere sensi di colpa, in maniera cinica, godo cinicamente nell'esercitare il potere sull'altro. Ecco, questi sono i pazienti psicopatici, dove possiamo presupporre una logica perversa perché c'è stato un rovesciamento del vissuto dell'angoscia. Questi pazienti hanno trovato, attraverso questo io posso fare qualsiasi cosa, un ribaltamento dell'angoscia. Non sono più loro a essere angosciati dall'altro, ma loro che angosciano l'altro. Il superamento dell'impotenza così dolorosa e angosciante di essere in balia dell'altro nel paziente psicopatico viene superata essendo lui stesso colui che abusa l'altro. E il male subito dall'altro diventa la certificazione del proprio essere usciti di fronte all'angoscia. I pazienti psicopatici seguono una logica perversa dove negano l'angoscia, dove negano quella faglia soggettiva, quello scuotimento che provano in esperienza di angoscia. Se proviamo a immaginare quello che abbiamo potuto provare di fronte alle immagini che ci ha mostrato Sandro Parmigiani, allora possiamo capire quello che riesce a fare un paziente psicopatico. Riesce a negare quello che noi abbiamo provato di fronte a quel dolore lì. È immune dal essere
sensibilizzato da quel donare lì. E ciò che rende psicopatico questo comportamento non è soltanto il godimento del male, ma è la dissociazione tra il soggetto e la responsabilità di questo male. Ora, può succedere nel trattamento di questi pazienti che per caso, una in qualche modo, riusciamo a rintracciare le radici storiche della costituzione di questo funzionamento soggettivo. E allora possiamo rintracciare l'angoscia che sta dietro questo postulato psicopatico. E abbiamo fortuna se riusciamo a leggere, come ci invita uno psicoanalista saporefice in uno splendido libro intitolato La sfiducia e la diffidenza, riusciamo a leggere la psicopatia come un disturbo della fiducia. Se siamo anche fortunati nel fare questo, allora riusciamo a far emergere l'angoscia del paziente. E allora forse la nostra diagnosi può mutare. Forse il paziente può lasciarsi scuotere da quell'angoscia lì e iniziare ad assumersi la responsabilità del proprio male. Iniziare a mostrare come quel meccanismo lì sia stato lo stratagemma per salvarsi, per cavarsela. E questa è appunto la differenza tra psicopatia e sociopatia. Nel caso della sociopatia, che modo forse riusciamo a salvare alcuni pazienti borderline, come ci suggerisce Correale, riusciamo a salvare alcuni pazienti borderline dalla tentazione del viraggio verso la dimensione antisociale. Ora vorrei avviarmi verso la fine parlando dei pazienti neurotici che si presentano nel nostro studio lamentandosi di una sofferenza di cui sarebbe responsabile l'altro. Penso a una paziente che ho tratto solo da qualche seduta, che si è presentata dicendo che la sua vita è stata rovinata dalla mamma, che la mamma, l'ho visto lei, ha fatto proprio i test su internet, è affetta dal narcisismo maligno, e anche il fratello. E lei nella vita è stata distrutta da questa mamma sadica che ha il narcisismo maligno. E nell'ultima seduta mi ha detto: se vuole le porto tutto il materiale che io ho studiato per provarle che mia mamma ha questo narcisismo maligno. In qualche modo, quando i pazienti neurotici si presentano così, si presentano seguendo quella figura che Hegel chiamava dell'anima bella. Anche loro sono proprio immacolati, non hanno nessuna macchia. La loro sofferenza, da un punto di vista clinico, ci appare più grave dell'Alsus, ci appare meno grave di quella del paranoide e dello psicopatico. Però, in qualche modo, la loro sofferenza non è meno lancinante, non si lamentano di meno di questi pazienti. Questi pazienti sembrano mostrare il loro sintomo come il condensato mentale e corporeo dove si riversa il male subito dall'altro. E il male subito dall'altro è caratterizzato da un'assenza di amore. Potremmo dire che il male per il neurotico corrisponde a un meno di amore. E il sintomo del neurotico sembra la risposta a questa carenza d'amore. Nel mio libro Misurare l'inconscio, misurare l'inconscio col punto interrogativo, avevo parlato di un caso clinico di neurosi ossessiva. Il mio paziente, che seguivo quando facevo il mio dottorato di ricerca a Gemelli a Roma, aveva chiesto una cura perché aveva un pensiero fisso e tormentoso. Lui immaginava sempre la propria compagna mentre aveva un rapporto sessuale con un avventuriero straniero. Dietro questo sintomo ossessivo, dietro questo pensiero tormentoso, venivano risollevati tanti nodi risolti nella vita di questo giovane uomo. E lui aveva iniziato ad avere questo pensiero quando aveva saputo di diventare padre. E il passaggio verso la paternità, la gravidanza della propria compagna, aveva attivato in lui tante questioni, ad esempio con un fratello nato morto, un fratello che la mamma continuava ancora a cercare, con cui cercava di dialogare attraverso delle sedute spiritiche. Adesso non è il momento di affrontare la discussione clinica di questo caso, però ciò che risulta interessante ai fini del nostro discorso è che per questo paziente la causa del suo pensiero tormentoso era data dalla compagna, perché
che la compagna all'inizio del loro rapporto gli aveva raccontato che prima di conoscerlo, durante una sua vacanza all'estero, aveva avuto un'avventura con un ragazzo straniero. E lui dice, sa dottore, io sono una all'antica e quindi certe cose pesano. Se lei non fosse andata a letto con quel ragazzo straniero, io adesso non avrei questo pensiero tormentoso. L'inizio della cura fu in qualche modo impantanose, ci vuole molto tempo e diverse manovre terapeutiche affinché la cura si avviasse su un altro binario, perché fin lì il suo sintomo era effetto del male dell'altro. Però a un certo punto nella cura il paziente si accorge di qualcosa, si accorge di una sorta di verità paradossale, che quando questo sintomo si affievoliva, lui andava a cercarselo. Quindi iniziava a scoprire un rapporto verso questo sintomo in cui diceva non ne posso più ma non ne posso fare a meno. E diceva soffro e godo. Questo sintomo mostrava una verità scabrosa e la verità messa in luce dalla psicoanalisi. Il fatto che il soggetto possa ricercare una soddisfazione che non segue il principio del piacere, ma che il soggetto sia attratto in maniera irresistibile da una soddisfazione che va al di là del principio del piacere. Ecco, il concetto di pulsione di morte cosa indicava Freud? Qualcosa che non è una soddisfazione produttiva, è semmai un godimento dissipativo, invece che essere generativo e creativo. Quello che aveva compiuto questo paziente, riconoscendo la propria responsabilità nel mantenimento del sintomo, è quella che in ambito psicoanalitico lacaniano viene chiamata rettifica soggettiva, la rettificazione dei rapporti del soggetto con il reale non è altro che un cambiamento nell'assunzione di responsabilità rispetto alla ripetizione del sintomo. Il paziente si accorge della responsabilità che ha nel lamento che porta in analisi. Il lamento quindi non è più su quello che l'altro non mi ha dato, ma su come mai, perché io vado a cercarmi qualcosa che mi fa soffrire e godere allo stesso tempo. La rettifica soggettiva è un cambiamento etico, perché il mistero del male non viene più interrogato attribuendo la causa del sintomo alla carenza d'amore dell'altro. Questa scansione della cura è possibile, perlomeno seguendo l'orientamento lacaniano, fare il passaggio dai colloqui vis-à-vis al lavoro analizzante fatto sul lettino. È come se avvenisse un passaggio dal dialogo al monologo, perché ciò che importa non è più il rispecchiamento del proprio discorso nel volto dell'altro. Ciò che importa è scoprire la ragione segreta che anima la propria ripetizione sintomatica, la ragione segreta che abita nel proprio reale pulsionale. Per la psicoanalisi, a differenza del trattamento che può avvenire nel caso dei soggetti paranoici o degli antisociali, con i pazienti neurotici è possibile condurre il soggetto ad acquisire la propria responsabilità etica proprio nel punto dove gli sfugge la padronanza di se stesso. Wo es war, so ich werden, ci ricorda l'impresa freudiana. Ecco, la rettifica soggettiva, all'interno di questo discorso sull'essere soggetto al male, ci presenta un nuovo modo di rapportarsi al male, che non viene più proiettato all'esterno, ma assunto. E questo per l'avvio di una cura ha un valore fondamentale, perché passiamo dal lamento sulla mancanza d'amore all'amore trasferale, che in psicanalisi è l'amore per la verità. Ecco il modo in cui in psicanalisi possiamo avviare un lavoro per comprendere il nostro essere soggetti al male. Grazie.